Ciao, ciao a tutti e bentrovati finalmente con il video dei prodotti finiti. Il video dei prodotti finiti però raggruppa sia il mese di dicembre che il mese di gennaio. Avete visto, è un po' che io e Tonia, mua, che te bella, non lo facciamo. E li abbiamo rimessi messi tutti insieme. Ci sono un sacco di prodotti, ragazze. Mi raccomando, a fine video andate a vedere, come al solito, quello di Tonia e ve lo lascio giù nell'info box. E parto subito col primo prodotto. Cosmetico terminato e sto parlando del fondotinta Zao compatto ed è il mio numero, ve lo ricordo, il 732, eccolo qua. E allora vi dico, è stato difficile riuscire a prelevare il bordo, difficilissimo perché la cialda quando il prodotto è rimasto solamente sul bordo, il pennello, la spugnetta, la cialda all'interno girava. Ed era un po' infelice. Comunque, Elisabetta e Federica mi hanno aiutato. Elisabetta è Betta Ballerina, vi lascio giù i riferimenti di chi parlo, se parlo di persone che hanno il canale. Tra l'altro mando un bacio a Elisabetta. Fede, il canale non ce l'ha, però mi hanno dato delle dritte. Allora Federica mi aveva detto: tieni la cialda col dito e vai col pennello, giusto? L'ho fatto. Poi Betta mi ha detto: mettici un biadesivo sotto, e così ho fatto, ho preso un pezzettino di scotch, lei mi aveva consigliato quella pasta della mi pare che si chiami quella, la pata fix la pata fix da mettere sotto. Insomma, poi ho risolto, insomma, mi avete dato una grande mano per poter riuscire, insomma, a tenere la cialda ferma. Comunque, che vi devo dire, mi è piaciuto tantissimo, vedete, sono 7 grammi e qualcosina, non è tantissimo, la cialda è fina fina, che molte mi hanno chiesto: Sere, ma come hai fatto a finirlo in fretta? Allora, è vero che l'ho utilizzato in maniera molto abbondante, ripeto, perché c'avevo delle magagne e poi alla fine sono andata a metterle in maniera abbondante solo dove serviva, il resto sono andata col pennello, insomma me lo sono fatto durare, tanto che adesso ho cominciato. Prima che finisse il fondotinta con quello liquido di Zao, che non è liquido, è una mezza mousse, e sto utilizzando quello. Voi sapete che io ho comprato il refill, ma a questo punto lo parcheggio e mi sa che va per l'inverno prossimo. Non lo apro intatto perché c'hanno un pao all'apertura. Quant'è? Scusate, ve lo dico. All'apertura sono 12 mesi all'apertura del prodotto. Questo rimane bello intatto, integro. Io penso che con lo Zao Silk Foundation ci faccio tutta la primavera, insomma, quello che è, e mi sto trovando benissimo. È un po' chiaretto, ma vado con il contouring a scurire le parti, insomma, meglio più chiaro che più scuro. Ho saputo che molte di voi ci hanno avuto problemi con le colorazioni dei fondi Zao. Ragazzi, io vi consiglio, come al solito, soprattutto per i fondotinta bio, che di solito la cialda sembra più scura, poi l'ho andata a stendere sembra più chiaro, oppure all'inizio sembra chiaro e poi magari tende a ossidare. Fatevi i vostri swatch, uscite sempre dal negozio, uscite, andate alla luce del sole, vedete un attimino come si comporta. Insomma, è una cosa che vi prende 5 minuti, 5 minuti, ecco. Per non sbagliare, anche perché poi sono prodotti che costano, insomma, no? E ci rimaniamo male quando comunque non azzecchiamo le colorazioni. Comunque, detto questo, promosso, adoro, adoro, adoro. Ho terminato questo qui, questo prodottino è un prodotto che mi ha depottato Simona, perché vedete, la confezione è di una crema della Garnier, e sto parlando del Yes to Carrots Can You See Me Complete Makeup Remover, Cleanser and Refreshener per occhi e faccia. Voi sapete che io da metà dicembre che sto con la saponetta di Gamila. Adesso arriva la review del sapone e della crema mani. Dura tantissimo il sapone, ragazze, fatevi un calcolino, considerate che non va fatta tanta schiuma, insomma. Comunque ho terminato lui, mi sono sbrigata a terminarlo perché adesso Simon Loves Makeup mi ci ha depottato un altro prodotto, adesso vi dico che cos'è. Comunque questo detergente mi è piaciuto molto, mi lasciava la pelle veramente molto morbida, una bellissima sensazione al momento della detersione viso con questo prodotto. Mi è piaciuto molto, però non lo prendo perché adesso ho un tubone di detergente viso della Burt's Bees e c'ho quello, insomma, non mi serve, però mi è piaciuto e me lo metto in wishlist, in stand-by più avanti, perché anche questo come inci è buono. Ok, che cacchio c'è dentro? Saremo, ce lo fai vedere? Eccola qua. È l'alinissimo. L'alinissimo è un balsamo bio per capelli di una marca bio che è sì, la posso fa. Oddio, di che? L'alinissimo chi la fa? Chi la fa l'alinissimo?
No, te prego. Scusate La fitocose! un attimo. Ce l'ho fatta. Io quando vi dico che sono rimbambita, no? È inutile che voi dico perché ho capito da sole, no? Giusto, giusto. Poi, che cosa ho terminato? La micellare di Auchan, l'acqua micellare di Auchan. È inutile che vi stia a parlare di questa micellare che mi piace da matti. Costa 3 euro da Auchan. Capisci a me? Andatela a vedere, insomma. A me è piaciuta molto, 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 molto. Poi, ho terminato il mio dentifricio. Il mio dentifricio, mi sembra di non avervi mai detto del mio dentifricio. Comunque io uso da sempre il Mentaden White System. Mi piace, insomma. Poi, lo shampoo terminato, questo qua l'ho preso quest'estate ai saldi ed è lo Yes to Carrots, lo Yes to Tomatoes, aglie, carote, pomodori. Allora, io questo l'avevo incominciato ad utilizzare, poi mi era venuta quella dermatitina, no? Che ho poi risolto con l'Eucerin e credevo fosse lui. Invece no, non è lui, non è stato lui. Perciò mi è piaciuto tantissimo, ma questo vi lascia, a parte che mi pulisce tantissimo, e questo è un volumizing shampoo, ed è vero, volumizza, li tiene belli vaporosi, mi piace tantissimo, ma mi piace tantissimo il profumo. Ora, se lo ritrovo in offerta, io me lo riprendo, me lo riprendo. Magari, ho sentito che da Sephora, l'inci non è il massimo, ma mentre online, mi sembra da Eccoverde l'inci sia migliore, perciò molto probabilmente se trovo qualche offerta lo riprendo. Al momento, insomma, no, ho altri shampoo da utilizzare. Questo qua, l'Intimate Body Wash di CN, per me è stato un prodotto jolly, ma mi è durato tantissimo. Ricordate quando l'ho preso? Sempre quest'estate, mi è durato tantissimo. Ci ho pulito la qualunque di tutto, non scende in particolari. Però, ragazze, che vi devo dire? Io non lo riprendo, non lo riprendo. Non lo riprendo. Prodotto così. Deodorante, questo Deo che a me piace tantissimo. Tra l'altro c'è anche un ottimo inci. È della Licia ed è il Neo Nature senza alluminio, senza sale d'alluminio. E mi è piaciuto veramente tantissimo. C'ha un ottimo profumo di pompelmo, ve lo dico, lo compro, lo ricompro. A me sto deodorante mi piace e lo ricompro. Devo essere sincera, lo ricompro. A me tiene bene, però ho sentito che a molte non tiene il sudore. A me piace, ma le risate, ragazze, perché l'altro giorno, perché siccome io ho preso un Dove e c'aveva la confezione rosa, ma non mi sono spruzzata sotto le ascelle pensando di avere sto Dove. Dico, ma sto Dove, ma io non l'avevo terminato. Non era il Dove, era l'Evian, ragazzi. Mi è rimasta una chiazza d'acqua e dico, ma sto deodorante non deodora. Ah, ho preso l'acqua termale di Evian. Questa l'avevo presa solamente per farvi vedere, insomma. Vabbè, dopo sta parentesi di imbambimento ancora più confermato da questi episodi, un po' così, vi passo al prossimo prodotto ed è questo qui. Io questo l'ho comprato quest'estate quando ero in vacanza a Marina di Grosseto in un banchetto di quelli che hanno agriturismo, insomma, cosa fa. E sono delle gocce d'olio essenziale di lavanda che io, ragazze, vi devo essere sincera, non l'ho utilizzato tantissimo per il viso, nelle cremine e via dicendo, ma l'ho utilizzato tantissimo sui termosifoni proprio quest'inverno. Perché mi rilassava l'ambiente, cioè l'ho messo più come, ma neanche nel brucia essenze, non l'ho messo nel brucia essenze, l'ho messo proprio sui termosifoni. Ecco ragazze, se voi, questa è una drittina, perché soprattutto l'olio essenziale di lavanda calma, no? Diciamo che calma e rilassa, e siccome era un periodo per me un po' stressante, mi hanno aiutato tantissimo, tanto che l'ho terminata, l'olio essenziale di lavanda. Lo ricomprerò, non so dove, non so da chi, ma lo ricomprerò. Andando avanti, un altro shampoo terminato è questo di Lovea come si chiama? Al Monoi. Non vi aspettate una profumazione di Monoi perché non sa di Monoi. Per niente, no? Uno si aspetta un pochettino il piacere dei sensi. No. Comunque è un ottimo shampoo perché pulisce molto bene i capelli. Di questa linea non fanno il balsamo, o almeno io non l'ho trovato, non lo fanno, perciò non ho potuto provare la combo, ma comunque devo dire che come shampoo mi è piaciuto. L'ho utilizzato insieme al balsamo concentrato attivo di Bioficina Toscana, che è il mio balsamo per la vita. Comunque, lo ricompro? No, non lo ricompro, proprio non lo ricompro. E poi, diversi prodotti per la doccia.
Allora, ho terminato questo doccia latte alla giumenta di Sobbio. A me è piaciuto, c'hanno delle profumazioni strane effettivamente questi doccia latte di Sobbio, però devo dire che poi alla fine hanno un ottimo potere idratante, sono confortevoli, è un prodotto molto cremoso, si sente proprio che vi avvolge la pelle e la lascia idratata. Non sono mai uscita dalla doccia con la pelle screpolata dopo aver utilizzato lui, e mi è piaciuto tantissimo. E questi di Sobbio li ricompro assolutamente perché mi sono piaciuti. Poi ho terminato questo che non ricomprerò, ed è un doccia latte della Cottage. Ha un profumo molto molto buono, è innegabile. Poi questa profumazione è meravigliosa perché è al figo. Al figo! Ma che stavi a Ho visto che dove l'ho pensare? comprato non si trova più. Devo fare un attimino una ricerchina, però devo essere sincera, ragazzi, se le trovo in offerta e non mi costa tantissimo lo riprendo, altrimenti skippo, perché era più uno sfizio per sentire un po' come fosse il prodotto. La profumazione è ottima, ottima, molto meglio questo delle emulsioni, perché io ho un'altra emulsione che non mi è piaciuta affatto. Non mi è piaciuto affatto, al contrario dell'emulsione per il corpo, questo qua al figo è Aridaie. un doccia latte. Questo mi è piaciuto, però devo essere sincera. Come non ricomprerò, ma ricomprerò se eventualmente trovo delle offerte nelle varie offerte di Yves Rocher. Vedete, ancora non l'ho terminato tutto, ma questo lo butto. Non... Va bene così, insomma, ha dato. Ha dato. C'ho altre cose che preferisco, e anche questo è un ottimo odore. Questo in particolare è della linea Jardin Monde ed è crème douche. Aspettate, ce la posso fare. Com'era? Lilla Reis Ritz Violet, ah, violetta di riso. Bah, vabbè, era qualcosa con riso. Riso, risaia, come mi Comunque, viene da anche ride. questo senza infamia e senza lode. Come per il cottage, sono buoni, ma questi io li prendo soprattutto poi in estate, soprattutto in estate, perché si fanno più docce e ne consumo, e a me piace tantissimo alternarli i prodotti. Ecco perché non vedete tantissimissimissimi prodotti finiti, perché a me piace alternarli un giorno uno, un giorno l'altro, un giorno quello, un giorno quell'altro. Comunque, questi io li riprenderò se li trovo in offerta. Poi, ragazze, state lontane da questi dischetti maledetti che trovate da acqua e sapone, terribili, terribili, terribili. 40 maxi dischetti sono di questa linea qua, le fanno in diverse misure. Ora non mi ricordo neanche quanto lo pagate, 1,70 euro, non mi ricordo. Li trovate pure in offerta, ragazze. No, non li prendete. 40 maxi dischetti, fusione peeling più lato super morbido. Ecco, il lato super morbido è terribile. Allora, c'è la parte con le righine che vi pulisce bene. Lo girate, la parte liscia dove c'è il cotone liscio, ragazzi, vi lascia tutti i peletti di cotone, vi si sfragola in viso e state lì a togliere tutti sti peletti di cotone. Terribili! Questi non so, abbocciati, questi sarebbero proprio da eliminare dalla panoramica proprio delle vendite in ogni posto. Non so, io l'ho visto solo da acqua e sapone. Se li trovate da altre parti, cioè scappate, avvicinate neanche allo stand. Terribili. Questi ve li stra sconsiglio, stra stra stra. E questi ho terminato. Questi sono della Selex. La Selex è un marchio dei supermercati Elite, e questi mi sono piaciuti tanto. Sono dei dischetti occhi, sono molto molto ben cuciti ai lati. Anche questi, devo dire, erano cuciti abbastanza bene, però ragazze, cioè, l'ho usati solo da un lato, e vi devo dire la verità, ne ho usati due a due, uno sopra l'altro, dai lati, il lato quello ovattoso liscio all'interno, e ho fatto con i due lati zigrinati, perché veramente, cioè, terribili ragazze, terribili, e non ve li consiglio neanche per togliervi lo smalto dai piedi. Ma che c'è sta gitta matta. Comunque, i dischettini della Selex sono promossi, tra l'altro non costano neanche tanto, mi sembra non arrivano neanche a 1 euro. Ripeto, li trovate da Elite. E ragazze, basta, i miei prodotti finiti terminano qua. Mi raccomando, adesso andate a vedere il video di Tognuzza. Mamma mia, Dio, il male, sti dischetti, terribili. Un bacio, ragazzi, al prossimo video. Ciao!